prepariamo un piatto tipicamente autunnale, una zuppa con la zucca e un cuore tenero di burrata. In una pentola a pressione metto 25 g di burro, 2 cucchiaini di farina e accendo il gas. Mescolando sempre, faccio amalgamare i due ingredienti. A parte ho tagliato uno scalogno, 250 g di carote, 250 g di patate e la zucca. Metto la verdura nella pentola a pressione, la copro con dell'acqua a filo e aggiungo un cucchiaino di brodo vegetale senza glutammato. Chiudo la pentola a pressione, accendo il gas e porto ad ebollizione. Con una burrata da 100 g ottengo una crema frullandola nel robot da cucina. La pentola a pressione ha iniziato a fischiare e ho versato la burrata in una ciotola e Zara mi fa da assistente. Prendo due fette di pan carré, le taglio a cubetti, le metto in una padella con un po' d'olio e le faccio velocemente saltare fino a colorirle con sale, pepe e origano. Dopo 25-30 minuti la nostra zuppa è pronta. Con un frullino ad immersione la riduco a una crema spessa. E così è pronta per essere servita. Adesso componiamo il piatto. Versiamo la nostra zuppa che è diventata una crema, come vedete. Prendiamo della burrata che poniamo al centro e decoriamo con i nostri crostini. Ecco qua, un piatto dietetico, buono e bello a vedersi. Grazie e ciao!